Siamo con Vincenzo Antonini, segretario del Partito Democratico. Vincenzo, ieri cosa è accaduto in Consiglio Comunale? È accaduto che è stato calpestato il regolamento di Consiglio Comunale, che l'articolo 24 recita testualmente che è decorsa un'ora dalla convocazione del Consiglio, allorquando non è intervenuto il numero legale, ovvero un terzo dei componenti dell'Assemblea, la stessa viene dichiarata deserta e quindi si scioglie il Consiglio Comunale e si rinviano gli argomenti in trattazione a una seduta successiva. A fronte di questa violazione palese del regolamento del Consiglio Comunale, noi abbiamo fortemente protestato e abbiamo deciso di non partecipare ai lavori dell'Assemblea che era stata riconvocata alle 20:30, appunto, dicevo, in spregio al regolamento. La maggioranza di tutto conto ha pensato di celebrare il Consiglio Comunale alle 20:30, approvando tutto quello che c'era da approvare in 10 minuti, senza aprire una discussione neanche al loro interno, e approvando due importanti provvedimenti che potrebbero essere inficiati da eventuali ricorsi al TAR di persone che abbiano degli interessi legittimi lesi. E mi riferisco in particolar modo alla variante urbanistica con la quale si pone fine, diciamo, al percorso amministrativo per la creazione della stazione Andria Sud, che verrà realizzata contestualmente all'interramento della ferrovia. Si tratta di un provvedimento al quale noi teniamo tantissimo, al quale abbiamo lavorato nella passata amministrazione in collaborazione con la Regione che finanzia l'intervento e che appunto rischia di essere inficiato. Noi abbiamo chiesto al Presidente, chiediamo ufficialmente al Presidente del Consiglio Comunale di in autotutela di revocare le decisioni assunte, riconvocare il Consiglio Comunale con gli stessi argomenti all'ordine del giorno e quindi sanare questa posizione. Il secondo punto all'ordine del giorno invece era anche altrettanto importante, si parlava di approvazione del bilancio consuntivo 2010. Cosa è accaduto anche lì? Anche lì hanno liquidato in pochi minuti approvando il bilancio, un bilancio che lo vogliamo affermare con forza, è un bilancio di predissesto finanziario. In un solo anno questa amministrazione ha aumentato del 20% le spese correnti, ben 12 milioni di euro in più. In un solo anno sono diminuite in maniera significativa le riscossioni dei crediti. In particolare siamo passati da una media del 78% degli incassi sulle tasse accertate a un 60%. In un solo anno hanno prodotto un dimezzamento del fondo cassa del comune che hanno ereditato a 16 milioni di euro il 1° gennaio 2010 e lo hanno lasciato a 8 milioni di euro il 31 dicembre 2010. In un solo anno hanno accumulato debiti sulla spesa corrente non riuscendo a pagare i fornitori e portando i debiti complessivi della spesa corrente al 95-96% dell'intero budget di spese annuali effettivamente sostenute. Cioè significa che abbiamo fatto pagamenti per 63 milioni di euro e abbiamo debiti per 62 milioni 900 mila euro sostanzialmente. Quindi, alla luce di questi dati, era assurdo che il Consiglio Comunale non facesse neanche delle controdeduzioni alle relazioni, soprattutto dei revisori dei conti, che segnalavano delle criticità. È assurdo che non si sia tenuto conto che il bilancio è formato sia da un aspetto meramente finanziario, ma anche da una parte economica, per cui con il conto economico si evidenzia una perdita nell'attività del comune di Andria di 5 milioni di euro. E queste cose vanno fortemente denunciate per mettere di fronte questo centrodestra le proprie responsabilità politiche di cattiva amministrazione.